prima o poi doveva accadere e sinceramente meglio prima che poi. Bentornati ragazzi su Pokémon Next, io sono Diego, beh oggi andremo a dare uno sguardo alla primavera patch note, alla primavera patch massiva, ecco, importante di Pokémon Unite, dove molti Pokémon sono stati nerfati oppure buffati. Cosa significa nerfati? Depotenziati, buffati, potenziati. Iniziamo subito col dire che l'aggiornamento non dovrete scaricarlo come un normale aggiornamento dei giochi di Nintendo Switch, ma vi basterà entrare nell'app. Ci sarà un piccolo download all'inizio, prima che possiate accedere al menu, e andrà online alle 9 di mattina di domani, il 4 agosto. Oltre alle varie modifiche ai Pokémon, sappiamo che ci saranno bug fixes, text fixes, e verrà aggiunta la Spectator Mode in versione test, però. Quindi si potranno vedere le partite degli amici, presumibilmente, oppure con un codice potremo spectare le partite che vogliamo. Sarà una cosa carina da vedere. Ma ora passiamo a parlare dei vari Pokémon. Il primo che troviamo in lista è Charizard. Charizard che non era stato molto utilizzato fino ad ora, ma che potrebbe venire effettivamente un attimino rivalutato. Poiché Lanciafiamme adesso ha un cooldown ridotto e gli effetti che si applicano contro i Pokémon avversari sono stati migliorati. Stessa cosa anche a Fire Punch e Fire Blast. Fire Blast ha anche il cooldown ridotto, quindi Charizard potrebbe sicuramente venir utilizzato un pochettino di più ora come ora, come anche Talonflame. Poiché il danno di acrobazia è stato aumentato, il danno di aeroassalto è stato aumentato e il danno di aeroassalto plus, la versione migliorata della mossa, è stato aumentato anch'esso, eppure volo. Quindi Talonflame effettivamente era già un bel Pokémon, ma con questo buff diventa molto più utilizzabile, poiché sappiamo che se viene usato in Baldeali, poi abbiamo un refresh di aeroassalto, quindi la combo ideale sarebbe aeroassalto, baldeali, aeroassalto, in modo da fare da massimizzare i danni. In più aeroassalto potenziato con la versione plus che si sblocca tipo al livello 11 o 13, adesso non mi ricordo benissimo, potrebbe fare veramente molti molti danni. Ma adesso vediamo anche Venusaur. Venusaur, danno inflitto ai Pokémon avversari con Sludge Bomb aumentato e, come abbiamo visto prima con Charizard, gli effetti di questa mossa sono stati potenziati. Quindi presumibilmente farà più danno il veleno che infliggeremo ai nostri avversari. Petal Dance invece troviamo una dicitura nuova, ovvero Move Upgrade. Ora come ora questa cosa non sappiamo cosa significhi, possiamo pensare che la mossa venga un attimino reworkata oppure venga potenziata di più rispetto a quando ci viene detto damage dealt to opposed Pokémon increased. È inglese perfetto che ho, eh. Ma passiamo a Solar Beam. Solar Beam, che è sicuramente la mossa più utile di Venusaur, e qua leggiamo cooldown reduced, quindi cooldown ridotto per Solar Raggio. Questo è veramente un buff tremendo in senso positivo per Venusaur. Inoltre vediamo anche che la Unite Move di Venusaur è stata pure potenziata, quindi da che Venusaur era un Pokémon, non ho nemmeno un aggettivo, non lo usava praticamente nessuno in Ranked. Adesso invece sicuramente sarà molto più interessante e tantissimo più usato, perché gli altri attacker sono stati nerfati, alcuni in una maniera brutale. E adesso infatti andremo a vedere chi. Parliamo invece di Absol, Basic Attack fissato un bug, Night Slash aumentato il danno, Night Slash non lo usava nessuno, come anche Sucker Punch. Danno aumentato pure per Sucker Punch. Vedremo spesso questa cosa nella patch note, ovvero di mosse secondarie, di set secondari, quindi non forti tanto quanto per esempio Pursuit o Psycho Cut, e che vengono appunto aumentate di potenza per magari dare un attimino più di appeal alla mossa, ma insomma, Wigglytuff invece ha avuto un buff nelle sue statistiche. Se non sbaglio è anche stato l'unico Pokémon, tra parentesi. Difesa speciale e PS sono stati aumentati. Come è stata aumentata
come è stata aumentata anche la potenza di doppia sberla. Aumentato appunto il danno e aumentato anche probabilmente lo stun, dato che c'è scritto che l'effetto è stato potenziato. Effetto potenziato anche per Sing, quindi canto. Probabilmente i Pokémon dormiranno per un pochettino di più, 1-2 secondi immagino. E Dazzling Gleam è stato fixato, c'era un bug evidentemente. Ecco, questa cosa non l'ho capita, Eldegoss è stato nerfato. Il cooldown di Cotton Guard è stato aumentato e i PS che andavate a ripristinare con questa mossa sono stati diminuiti. Eldegoss era l'unico, anzi è ancora l'unico healer del gioco. E se lo nerfi vuol dire che evidentemente pensi che non ce ne debbano essere nel gioco di healer. Anche perché se no non me lo spiego. Inoltre però abbiamo Cotton Spore, che ripeto non veniva usata come mossa, che ha visto il suo cooldown ridotto. Gli effetti di questa mossa sono stati potenziati. E in più ci dice anche che quando si usa questa mossa la difesa e la difesa speciale vengono aumentate ancora di più. Quindi sembra che vogliano cambiare il meta che si è formato in queste ultime due settimane. Tant'è che anche la Unite Move di Eldegoss è stata nerfata, poiché ora ripristinerà molti meno PS a quanto pare. E ripeto, non capisco questo nerf ad Eldegoss, perché seriamente era un bel Pokémon, era un support veramente veramente ottimo. E se da, ok, se da questo lato ci sta che sia nerfato perché era veramente forte, dall'altro ne, perché alla fine non tutti giocano support. Quindi vabbè, questo è forse il nerf che più mi ha addolorato, perché io adoro Cinderace, adoro giocarlo. E vediamo che l'auto attack di Cinderace, quindi l'attacco normale, quello che usate con A o B, è stato nerfato. È stato nerfato anche Blaze Kick, è stata nerfata Feint, quindi probabilmente pure qui, come per quanto riguarda la mossa di prima di Venusaur, ovvero Petal Dance, che lì veniva reworkata in positivo, questa verrà reworkata in negativo. Immagino già che magari non ti dà l'invincibilità che ti garantiva, oppure boh. E invece Pyro Ball è stata potenziata, ora farà più danni. Quindi Cinderace stava letteralmente governando le partite in ranked negli ultimi giorni, probabilmente ovviamente per questo che è stato nerfato, però è stato nerfato troppo a mio avviso. Ci poteva benissimo stare che magari nerfavi un pochettino gli auto attack, nerfavi Blaze Kick, ma almeno Feint gliela lasciavi, perché se no togligli tutto, togligli tutto allora. Invece arriviamo pure a Gengar, fissato un bug con gli auto attack, vabbè, Shadow Ball, il danno inflitto agli altri Pokémon è stato aumentato, X Move Downgrade. Quindi cosa sta a significare questo? Che qui pure X verrà reworkata. X che probabilmente non avrà più il cooldown ridotto ad un secondo, ma ce l'avrà, che ne so, a 3 secondi? A 2 secondi? Fa già tanto, fidatevi. Sembra poco, ma è già tanto metterlo a 3. In più abbiamo un rework in positivo di Mangiasogni, di Dream Eater. Vedremo. Io non lo vedo troppo utile come magari X, però vabbè. Zero Ora invece, incredibilmente, è stato bilanciato, meglio, forse è stato pure buffato, però adesso andiamo a vedere. Spark aveva un bug, quindi è stato fixato. Wild Charge, alla quale si preferiva Discharge, che non è stata toccata, quindi è comunque molto forte. Wild Charge è stata potenziata in termini di danno e anche in termini di cooldown, perché adesso si ricaricherà molto più velocemente. Però abbiamo la Unite Move di Zeraora che è stata depotenziata. Ok, ci sta. Però rimane comunque fortissimo, non è stato praticamente toccato, anzi è stato potenziato. La Unite Move faceva molto molto danno, però ehi, ne farà comunque tanto adesso, immagino. Cramorant, vediamo che Whirlpool ha subito un nerf, infatti adesso farà meno danno. Mentre Dive, al contrario, farà più danno, Dive che non veniva usato. Ma che può essere carina come cosa, perché ogni volta che lo fai ti dà subito il Move Gauge al livello massimo per Cramorant, che non mi ricordo se è 2 o 3. Quindi può sparare o un barra schiuda, oppure un... non è barra schiuda, è quello prima, non mi ricordo il suo nome, oppure un Pikachu. Machamp pure lui è stato un pochettino nerfato, i Basic Attack avevano un problema, quindi è stato fixato, mentre Cross Chop, che veniva usato anche per scappare,
il danno è stato ridotto. Non è un nerf così importante dal mio punto di vista, perché alla fin fine Machamp i veri danni li fa coi pugni, quindi vabbè. Abbiamo appunto Close Combat che viene potenziato, quindi magari vedremo un futuro in cui Machamp, Submission, Close Combat e si vola. Vabbè. Lucario, fortunatamente lui non è stato fixato, perché l'ho cominciato a usare da pochi giorni ed è molto divertente. Mi aspettavo un suo nerf perché era alla pari, non forse un pochettino sopra Cinderace in quanto potenza, perché è veramente immortale Lucario se uno lo sa usare. Power Up Punch e Bone Rush entrambi sono stati fixati dei bug che avevano queste due mosse, quindi non male, non male. E poi appunto anche Greninja e Ninetales, solamente dei fix generici, uno ai suoi auto attack e l'altro a Snow Warning, che è non altro che la sua abilità passiva che fa cadere un ghiacciolo su un Pokémon avversario e vi serve magari per capire se uno di quei vostri avversari è nascosto nel cespuglio e quindi stanarlo così. Facce nozze che sono buone, vi dico la verità, perché alcuni di questi Pokémon stavano rompendo veramente troppo nelle ranked, soprattutto Gengar a bassi livelli. È veramente fastidioso, la gente non sa come counterarlo. E mi aspettavo anche un piccolo nerf a Snorlax, perché Snorlax voleva un nerf, doveva averlo un nerf, ma probabilmente arriverà in futuro, magari con l'uscita di Blastoise, che a questo punto mi viene da dire che non uscirà questa settimana come si mormorava. Si mormorava appunto di un Pokémon a settimana, ma non ci credevo troppo. Mentre sono rimasto un attimino così ovviamente per Cinderace, che mi piaceva usare, che adesso è probabilmente inutilizzabile, o almeno molto meno di prima. Zerora, curioso il fatto che non l'abbiano nerfato il suo attacco più forte, ovvero Discharge. Però ci sta, dai, ci sta. Detto questo, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questa patch note che abbiamo appena letto insieme. Domani ci sarà l'aggiornamento, vedremo un attimino come cambierà il gioco, però per ora possiamo solamente immaginare. E ovviamente vi invito a lasciare un mi piace per supportare il canale, a iscrivervi se ancora non l'avete fatto e a condividere il video con i vostri amici. Qui da Diego per oggi è veramente tutto. E ovviamente ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!